Il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un uomo di 51 anni di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Crotone in riferimento a due episodi avvenuti a Crotone. Il primo è avvenuto il 6 giugno scorso all'interno degli uffici del giudice di pace di Crotone, in largo Umberto I, riguarda un tentativo di furto. L'indagato aveva asportato il portafogli di una impiegata, ma notato dalla stessa, si era dato alla precipitosa fuga, lasciando cadere il portafogli che era stato recuperato dalla vittima. Inoltre, l'uomo è indagato per il furto avvenuto il 12 ottobre scorso all'interno di un B&B del capoluogo, dove si era introdotto furtivamente. Dopo aver rovistato le borse di due clienti, aveva asportato circa 1.000 euro in contanti e documenti personali delle vittime e quindi si era allontanato. Grazie soprattutto alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino per il primo evento e ai filmati dell'analogo sistema della struttura ricettiva per il secondo episodio, è stato possibile acquisire sufficienti elementi di responsabilità a carico dell'uomo, il quale peraltro il 25 ottobre scorso era stato destinatario della misura del foglio di via obbligatorio emesso dal questore con divieto di far ritorno a Crotone per 3 anni. Il quadro indiziario emerso dalle attività investigative è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento restrittivo, prontamente eseguito, per cui l'indagato è stato associato presso la casa circondariale locale.